Poche ore dal terremoto che ha sconvolto l'Abruzzo sono partiti gli aiuti. Le forze dell'ordine, coordinate dalla protezione civile, sono intervenute per prestare soccorso ai sopravvissuti della zona. Questi sono gli elicotteri messi a disposizione dal comandante provinciale della Guardia di Finanza, il colonnello Antonio De Nisi, con i quali abbiamo sorvolato le zone colpite dal terremoto. Bentornati in nostra compagnia. Poco più di due mesi fa il terremoto che ha sconvolto l'Abruzzo, 300 circa le vittime, decine di migliaia di sfollati, noi oggi torniamo a parlarne in qualche modo. Abbiamo pensato di introdurre questa puntata con le immagini tratte da un focus fatto dal nostro Fabrizio Strafile. Noi torniamo a occuparcene per capire quanto gli abruzzesi nel mondo ancora una volta si sono impegnati per i fratelli in Italia, e ne parliamo con Amedeo Di Lodovico, che è presidente della Fondazione Abruzzo Solidale ed editore della Voce di Caracas. Benvenuto. La Voce d'Italia. Tra l'altro di passaggio in Italia, abbiamo approfittato della sua presenza proprio per parlare con lei, perché poi lei tornerà a Caracas. Sì. E con Pierluigi Specchia, giornalista responsabile di un progetto pilota di promozione del territorio tramite le organizzazioni di abruzzesi nel mondo. Benvenuto. Buongiorno. Allora, intanto Di Lodovico, qual è la situazione degli abruzzesi in Venezuela in questo momento? Gli abruzzesi in Venezuela attualmente sono un poco sconvolti per tutto quello che è successo qui in Abruzzo e in Italia, cioè, e all'Aquila. Questo, soprattutto in noi che abbiamo un poco, viviamo nel mondo delle associazioni e degli aiuti ai nostri connazionali, ci ha spinto anche a tornare, a vedere qui, tornare per vedere direttamente quello che è veramente successo e renderci conto di quello che è successo qui. Infatti siamo stati presenti in diversi paesi, a Onna, sono stato visitando Fossa, Coppito, Ariccia, Paganico, e quindi automaticamente noi naturalmente immediatamente ha avuto la notizia che era successo il terremoto nell'Aquila, siamo immediatamente attivati per poter fare attraverso il giornale una sottoscrizione per aiutare i nostri compaesani che vivevano in all'Aquila. Concretamente Abruzzo Solidale che cosa ha fatto? Abruzzo Solidale è nata un poco perché io sono vicepresidente della Casa di Riposo Cristoforo Colombo, che si occupa appunto degli anziani, raccoglie gli anziani indigenti italiani che stanno in Venezuela, italiani in generale. Quindi casa di riposo io ho potuto constatare che una buona percentuale di ospiti erano di origine italiana. In questo momento, prima che io partissi, quasi un 28% erano di origine italiana. Quindi da lì è nata l'idea di poter operare per aiutare meglio i nostri connazionali, perché noi nella casa di riposo non possiamo accogliere le persone malate, non possiamo, e capirà che la casa di riposo è, la persona deve essere più o meno autosufficiente per poter, e quindi è nata l'idea di fare questa fondazione, appunto sottomettendo anche, cercando l'aiuto della regione Abruzzo per far sì che ci potesse dare una mano per aiutare questi indigenti. Questa è nata anche dall'idea perché il governo italiano ha dato la possibilità al consolato italiano in Venezuela di poter elaborare 1000 polizze di sicuro, di assicurazione, con la compagnia di assicurazione, per coprire le spese ospedaliere e
anche le spese di medicine. Ma questo per i residenti terremotati o per i residenti a Caracas? I residenti. Gli italiani residenti di Caracas erano indigenti, perché purtroppo il sistema assistenziale ospedalario del Venezuela non è tra gli ottimi e quindi automaticamente è venuta fuori questa soluzione che purtroppo sono stati già coperti le mille, soprattutto perché l'hanno fatto per gli italiani di passaporto italiani. Noi lì abbiamo un problema che è abbastanza sentito, che ci sono molte persone, molti italiani, che non hanno potuto riprendere la nazionalità, però sono nati in Italia, però con passaporto venezuelano. Quindi quelli praticamente sono scoperti. Noi avevamo pensato che con Busto Solidale cercare di coprire quella parte che... Chi ha diritto, chi ha accesso diciamo, a queste polizze, come funziona? La polizza funziona semplicemente così, cioè noi fino adesso ancora non stiamo operando perché la regione Abruzzo ancora ci mandano i fondi, però realmente facilmente noi abbiamo una commissione che cerca di trovare queste persone indigenti, perché una cosa molto importante che forse sfugge un poco alla vista di tutti, l'abruzzese ha un carattere tutto particolare. È molto silenzioso, è molto orgoglioso, non vuol far sapere che lui è uno sconfitto. Quindi avete dovuto faticare per cercare. E bisogna un po'. Senta, ma per i terremotati, che cosa ha fatto la fondazione? Noi siamo prodigati appunto questa fondazione che prima ha chiesto aiuto per noi. Adesso noi abbiamo fatto con questa sottrazione, stiamo raccogliendo i fondi, ancora non abbiamo finito, per inviarli l'aiuto all'Aquila. Abbiamo parlato con le autorità, con il sindaco, con il presidente della provincia, appunto per poter attraverso l'ambasciata italiana mandare i fondi qui in regione. Senta, lei è come dire, il promotore, in qualche modo il direttore di un progetto pilota che ha a che fare con questa con gli aiuti ai terremotati. Ce ne può parlare? Ci può spiegare di cosa si tratta? È un progetto di promozione del territorio che è nato prima del terremoto, molto prima, perché il problema che aveva l'Abruzzo, manifestato da tutti i corregionali nel mondo, era quello che era una regione poco conosciuta, poco valorizzata a livello turistico, pur essendo una regione che ha il mare, la montagna, la regione dei parchi. Però è una regione appunto poco conosciuta e quindi poco frequentata a livello turistico e quindi la regione attraverso questo progetto pilota che è partito in Brasile e che si svilupperà in altri paesi che si sono già attivati come l'Argentina, il Canada, l'Australia e penso anche il Venezuela, di creare delle agenzie di promozione del territorio, quindi promozione turistica, enogastronomica e culturale. Dopodiché che è successo? Con il terremoto si è un po' bloccata tutta l'attività diciamo istituzionale. Perché il vostro interlocutore è la regione in qualche modo? Sì, no, è dalla regione anche tutta l'attività.